Eccoci con Mister Segoni, mister giocatore ormai perché sono più volte che dà la mano alla squadra. Senti, partita in totale controllo per voi, l'avevi preparata così penso sicuramente, commento sulla gara. Sì, totale controllo perché abbiamo rischiato relativamente poco, tranne in un'occasione in cui è stato bravo D'Alessandro a fare una diagonale, però per il resto non abbiamo sofferto più di tanto, però sicuramente... Speravo in un risultato più rotondo, purtroppo in fase offensiva bisogna migliorare ancora un po'. Per il resto sono contento che manteniamo una buona solidità difensiva, non prendere gol fa sempre piacere e andiamo avanti, raggiungiamo 30 punti che sono un risultato dignitoso, manca ancora un po', cerchiamo di arrivare a 40, dai. Un altro commento sulla partita, allora forse avete subito i primi minuti del secondo tempo, poi anche loro giustamente dovevano reagire, difesa è andata benissimo, ancora un gol da calcio piazzato, forse manca un po' il ritmo della squadra, che spesso lo abbassate. Sì, guarda, noi veniamo da... oggi avevamo un po' la panchina un po' più lunga, però era la prima volta, ci sono ragazzi che hanno giocato sempre, quindi ci sta, magari abbiamo bisogno di un po' di freschezza, poi ci sono state le vacanze di Pasqua, ci siamo allenati di meno, ci sta, dobbiamo riprendere il ritmo per il rush finale, per il resto sono contento perché arriva il gol sul calcio piazzato, ci lavoriamo e sono contento che è arrivato su uno schema particolare. Adesso la zona playoff non è lontanissima, quindi ci potete ancora credere e... niente, speriamo bene. Sì, siamo ancora un po' attardati, sono 7 punti però con una partita in meno, abbiamo da fare gli scontri diretti, quindi nulla è detto, noi venderemo cara la pelle. E in bocca al lupo, mister. Crepi, grazie.